L'invecchiamento della popolazione europea rappresenta una sfida per il sistema dei servizi sociali e dell'assistenza sanitaria. Nel 2020 un quarto della popolazione del vecchio continente avrà più di 65 anni. Le spese connesse all'assistenza sanitaria triplicheranno entro il 2050. Ad oggi nel nostro paese, secondo gli ultimi dati Istat, ci sono 143 anziani ogni 100 giovani. In un momento in cui si lavora nella prospettiva di disporre di pochi ospedali, centri qualificati di eccellenza in cui vengono ricoverati i malati acuti e le persone con patologie gravi, i servizi sul territorio assumono un ruolo centrale. E oggi, secondo dati Istat, ci sono 143 anziani ogni 100 giovani. Quindi in prospettiva noi siamo un paese vecchio, anziano, il secondo in Europa. Quindi è chiaro che gli anziani, l'assistenza agli anziani, che deve essere sempre più di qualità elevata e organizzata bene e deve avere delle accortezze per indirizzare questo utente nel percorso giusto, è un tassello strategico importante. Quindi in questo le regioni del Mezzogiorno stanno facendo dei grossi passi avanti e programmando questi servizi in modo omogeneo, in modo che in tutto il territorio del Mezzogiorno ci siano delle risposte adeguate. Promuovere l'assistenza domiciliare integrata per le persone anziane, limitando il numero dei ricoveri in ospedale, è l'obiettivo del progetto Adisud di Formez PA, finanziato dal Ministero della Salute, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Dipartimento per la Famiglia. È un tema di grande attualità che non può essere risolto soltanto con le risorse, come si dice sempre, ci vogliono più risorse, ci vogliono più fondi, ci vogliono più stanziamenti, ma anche attraverso una razionalizzazione del sistema, una collaborazione come in questo caso avviene fra lo Stato e le regioni. E questa è la prova che quando si riesce a fare integrazione, quando le amministrazioni ragionano in modo complessivo, riescono a riconquistare la fiducia dei cittadini e a dare servizi efficienti. Il progetto si basa sull'esperienza positiva già svolta in questo campo da Formez PA negli ultimi 2 anni nelle 8 regioni del Mezzogiorno attraverso le risorse dei fondi aree sottoutilizzate. In particolare, Adisud mira ad innalzare la percentuale di anziani che beneficiano dell'assistenza domiciliare integrata dall'1,6% al 3,5%. E le amministrazioni centrali, Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali e Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno utilizzato, diciamo, il Formez per fare questa importante attività di assistenza tecnica. Si tratta di un primo passo, quindi di un primo percorso che ovviamente richiede un'ulteriore implementazione nei prossimi anni. Assistere gli anziani per non far pesare a loro nessun handicap in ordine alla salute far sentire i servizi sociali veramente vicini. Per far questo, dallo Stato all'ultima ASL, agli attori privati coinvolti, una sussidiarietà che va in via verticale tra le amministrazioni, in via orizzontale con i soggetti coinvolti, anche i cittadini clienti, in questo caso i pazienti anziani, devono tutti quanti lavorare in un concerto unico per far sì che questa assistenza cresca sempre di più e l'obiettivo ardito che ci siamo dati è quello del 3,5%. E siamo certi che nel massimo nel prossimo biennio lo raggiungeremo in tutte le regioni del Mezzogiorno. Il progetto Adisud parte dal presupposto che la formula dell'assistenza domiciliare integrata può garantire la salvaguardia degli aspetti fondamentali della vita, come la permanenza presso il proprio domicilio o presso il proprio ambiente. Il sistema di assistenza domiciliare infatti può costituire una seria e vantaggiosa alternativa al ricovero ospedaliero, che spesso è gravoso sia per la persona che per il sistema sanitario. Abbiamo cercato di spiegare perché l'assistenza domiciliare rappresenta una scelta indifferibile e strategica, in quanto senza di questa non si riescono a realizzare i processi di riconversione ospedaliera e si fa un grande danno in quanto non si colgono i veri bisogni, soprattutto del paziente anziano, come le diceva. Di integrare l'intervento sociale con l'intervento sanitario in una prospettiva di crescita dell'intervento, crescita che diventa inevitabile nei prossimi anni anche e soprattutto per quelle che sono le trasformazioni demografiche del paese. Il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, ha annunciato che nel biennio 2011-2012 sarà costruito un sistema di valutazione dell'assistenza domiciliare del relativo rapporto costi-benefici. Nel momento in cui noi andiamo a reingegnerizzare la rete dell'assistenza ospedaliera territoriale, rinforzando il territorio, una parte importante del territorio che va rinforzata è proprio l'assistenza domiciliare integrata. In questo senso resta fondamentale il confronto tra i rappresentanti del governo, delle istituzioni locali, delle amministrazioni regionali, dei comuni, delle strutture della sanità pubblica, dai medici al personale infermieristico ai servizi di assistenza sociale.